Gorizia Magazine, la domanda che vi proponiamo questa settimana è: quali sono le vostre aspettative, i vostri desideri per l'anno nuovo che è appena iniziato? Andiamo a sentire. Sì, dai. What is your desire for this new year? My desire? Well, to be happy, very, very general, nothing special. Anything else? No, nothing else. Thank you very much. Chiedili di dov'è e per come mai sei qua. Why you are here? I come with my father to buy warm clothes, just to be with him, to help him with the choice. And which city do we come from exactly? From Ljubljana, near Ljubljana. Mm-hmm. Thank you very much. Che vada un po' meglio per tutti e soprattutto per me. Rispettivamente riguardo a cosa? La vita in generale. La vita nel senso la vita di coppia, di trovare, di fare vita di coppia, visto che sono da solo, e il lavoro. Il buono proposito per l'anno? Buon proposito mio. Di trovare con chi fa vita di coppia. Grazie. Realizzare i miei sogni, cioè trovare un ragazzo decente e andare per la scuola. Tu invece. Senti, ma fai l'appello, non so un bel ragazzo, non so quale. Sì, le caratteristiche. Non so le caratteristiche. Da un ragazzo, sì. Fisicamente, quali sono le caratteristiche? Più alto di me, castano, occhi scuri. Qualche desiderio? Non so. Sicuramente più, cioè, questa crisi, diciamo, di uscirne, e felicità, e quindi un miglioramento economico. Sì. Bye bye. E cosa vi aspettate dal nuovo anno? Speriamo qualcosa di buono, almeno. In particolare, qualche desiderio? Passare la patente. Sì. Restare con lei? Va bene, sì. Sì, va benissimo. Poi? Non so, cambiare sport, voglio diventare un modello. Perfetto. Ciao gli amici di Gorizia Magazine. Ciao a tutti gli amici di Gorizia Magazine. Ciao. Ciao. Beh, buon lavoro, tanta fortuna e tante belle cose con il mio amore. No, anch'io sicuramente sono una studentessa, aspettative nel mondo lavorativo che sì, che di avere una strada. Non dico scorrevole, però una strada possibile, diciamo. E cosa studi? Architettura. Sei qui di Gorizia? No, sono della provincia di Udine. Di andare bene a scuola e anche tutti i miei compagni e di essere felice. Qual è il buon proposito per questo nuovo anno? Ce n'è uno? No, adesso non saprei. Fioretti. Grazie. Niente. Eccole qua. Per il nuovo anno? La moto nuova, andare meglio a scuola, passare gli esami e godermi l'estate. Lo scooter nuovo. Ma anch'io la moto, mamma voglio la moto. Tanta salute, tanta serenità e che vada tutto bene. Qualche desiderio particolare? Non in particolare, che continui tutto bene, serenamente. E lei signora? Dai, dica, il primo dell'anno come sarà? Ma serenità e pace, insomma. E soldi? Star bene con le persone a cui voglio bene, insomma, un po' di soddisfazione sul lavoro. Così, grazie. Ma speriamo innanzitutto tanta salute. E poi dopo un po' di tranquillità, visto le notizie che si sentono in giro su crisi economica, problemi sociali. Basta. Ma come si dice che chi vuole solo la salute vuol dire che ha già tutto il resto? No, non è vero, è perché la salute è la cosa più importante, però c'è tanta altra roba, e che i figli riescano a trovare una sistemazione decorosa, anche perché noi abbiamo i figli che sono già abbastanza grandi. E invece sì. Guarda, io devo dire la verità, non ho grossi problemi. Sì, serenità per i ragazzi e basta. Bye bye. Bye bye. Ok, ciao. Ma tranquillità, salute, lavoro, le solite cose che una famiglia cerca. Beh, sicuramente la salute che è la cosa principale. Poi insomma, anche un po' di fortuna ci vuole, speriamo di averla. Grazie mille. Eccolo qua.